Si tornerà al voto in Abruzzo per le regionali nel marzo del 2024 e arriva la prima candidatura nel centro-sinistra, è quella di Silvio Paolucci, già assessore alla sanità nella giunta d'Alfonso e attualmente consigliere regionale di minoranza. Ad appoggiarla il presidente della provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna. Ritengo che sia la candidatura migliore che l'Abruzzo, il centro-sinistra, possa esprimere. L'Abruzzo ha bisogno di noi, ha bisogno di un centro-sinistra compatto, solido, intorno ai temi del lavoro, della sanità, della transizione ecologica, dell'unità, della democrazia, delle leggi. Silvio Paolucci, dopo una grandissima esperienza amministrativa, 10 anni di consigliatura regionale, è l'uomo della sintesi che unisce l'alfa e l'omega e può unire intorno a tavolo tutte le componenti utili per rilanciare questa regione. Il primo cittadino vastese inoltre ribadisce come sia fondamentale puntare sulle larghe intese, in particolare con un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il tavolo deve essere assolutamente aperto al Movimento 5 Stelle, che devono essere il punto di forza della coalizione, ma anche a tutte quelle componenti di civismo, di forze laiche, democratiche, progressiste, che sono unite intorno ai 3 grandi temi, lavoro, sanità, transizione ecologica, i 3 grandi temi che il centro-sinistra deve portare avanti per far sì che gli abruzzesi possano progredire e migliorare sempre di più le proprie condizioni di vita, risolvere le annose questioni, ma soprattutto stare vicino ai cittadini e far sì che questa regione sia competitiva, bella e attraente, non solo in Italia ma in Europa.